Ben ritrovati alla nuova puntata di Dal Vivo. Quest'oggi siamo in collegamento con Luca Sant'Ambrogio, sindaco di Meda e più recentemente presidente della provincia di Monza e della Brianza. Benvenuto Luca. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quest'oggi per iniziare le chiederei proprio di parlarci del nuovo progetto denominato MIMED. Di che cosa si tratta? È un progetto molto ambizioso che nasce sull'onda di quelli che potevano essere gli eventuali finanziamenti del PNRR per la sostenibilità. Di fatto, come comuni della tratta della Milano-Meda, abbiamo ragionato con la provincia di Monza e della Brianza come capofila di fare una ciclovia che collegasse appunto Meda, e quindi Meda è una parte iniziale del Parco delle Groane, con il Parco Nord, e quindi dal Parco Nord andare poi verso la città di Milano. Per ciclovia intendo non una pista ciclabile semplice, ma un qualcosa che sostituisca le strade normali, nel senso che porti proprio a evitare l'utilizzo dell'auto utilizzando la bicicletta come mezzo alternativo, perché la ciclovia ha la caratteristica di unire punti di interesse che possono essere le scuole. Abbiamo sul tracciato ospedali e altri punti di interesse importanti, quindi proprio sostitutivo dell'uso dell'automobile. È un progetto che nasce come provincia di Monza e della Brianza, ripeto, è stato studiato in due lotti. Il primo lotto, che parte da Meda e arriva sul Villoresi, che è la parte, diciamo, il lotto di provincia di Monza e della Brianza, e il secondo lotto di città metropolitana, che invece parte appunto dal Villoresi, quindi andando verso Paderno, e va poi verso Milano. Di fatto è un'infrastruttura che va a collegare piste ciclabili già esistenti, perché pensiamo, da Meda si passa al Parco della Porada Seregno, si passa all'interno del Parco Gubria e si va a collegarsi appunto col Villoresi, dove ci sono comunque una rete di piste ciclabili già molto interessanti e ben tenute. Poi si va all'interno del Parco Nord, dove anche in quel caso abbiamo già delle piste ciclabili esistenti, e naturalmente il grosso lavoro da fare è mettere in rete tutti quei pezzi già esistenti, cercando di creare un percorso con meno attraversamenti stradali possibili. Il costo dell'opera è stimato in 10 milioni per lotto, quindi 10 milioni per il lotto della ciclovia che interessa la provincia di Monza e Brianza, e 10 milioni il lotto che interessa invece la città metropolitana di Milano. Sono a due fasi di progettazione differente, nel senso che la parte seguita dal Parco Gubria come progettazione finanziata da provincia di Monza e della Brianza è già una progettazione definitiva, quindi molto avanzata, mentre siamo a un preliminare per quanto riguarda città metropolitana. Questo sta a significare che i due lavori potrebbero partire appunto in maniera differente, quindi prima la tratta di Monza e Brianza, che è più avanti nella progettazione. L'obiettivo adesso è andare a trovare appunto i finanziamenti. Stiamo bussando a Regione Lombardia per vedere se è disponibile a finanziare comunque un'infrastruttura verde molto importante, e i comuni appunto si stanno muovendo anche essi per vedere se ci sono risorse proprie per riuscire a fare i tratti di competenza. Quindi progetto molto ambizioso che andrebbe di fatto a creare una ciclabilità diversa da quella che abbiamo sulla SS36, che proprio corre a fianco dell'infrastruttura stradale, quindi della Valassina, che corre più nei parchi, più magari è lunga rispetto al percorso della superstrada, però comunque molto importante, perché la caratteristica, appunto quella che vi dicevo, è che unisce moltissimi punti di interesse, soprattutto le scuole e ad esempio l'ospedale di Desio. Benissimo, e le chiederei anzi perché è importante quindi la futura realizzazione di questa infrastruttura e che vantaggi porta con sé? Allora, l'importanza è che si crea una messa in rete di tutte le piste ciclabili già esistenti, e questo qui è già una cosa importante, perché comunque i comuni hanno già lavorato e fatto la loro parte creando una ciclabilità locale importante.
questo che è un asse nord-sud, quindi Milano-Meda, crea quindi un asse alla quale poi possono essere messe in rete e collegate le ciclabili già esistenti nei vari paesi, quindi si crea veramente un sistema di ciclabili molto importante. Il vantaggio è quello, naturalmente, di riuscire a creare un percorso privilegiato per le biciclette, che si sposi bene con l'ambiente, passando all'interno dei parchi, quindi bisogna fare delle opere che non sono le piste ciclabili in asfalto o altro tipo di soluzione che va a incidere sull'ambiente. E poi, come vi ripeto, la cosa fondamentale è che non è la pista ciclabile che può essere utilizzata sabato e domenica per fare qualche chilometro o altro. È una pista ciclabile che può essere usata durante la settimana per andare a scuola in sicurezza, per andare presso i municipi, per andare in altri punti di interesse molto importanti e poi, perché no, anche per collegare i parchi, perché a Meda parte con il Parco delle Groane, entra nel Parco Gubria e poi arriva al Parco Nord. Quindi andiamo a collegare tre parchi molto importanti del territorio monzese e del territorio della città metropolitana. Ok, e infine pensa che Milano abbia bisogno di più ciclabili di queste dimensioni e se sì, per quale motivo? Allora, la ciclabile che andiamo a ragionare noi di fatto è un collegamento che manca attualmente verso la nostra metropoli, verso il nostro capoluogo, quindi verso il capoluogo di regione, verso Milano, che come sappiamo è attrattiva non solo per quanto riguarda le auto, ma deve diventarlo anche per la ciclabilità. E una messa a sistema, dicevo, delle ciclabili, e sul fatto che servono più ciclabili è assolutamente vero. Ci scontriamo però, e parlo da sindaco in questo caso, con delle città che non sono a misura di ciclista o misura di pedone, perché abbiamo comunque dei nuclei storici molto vecchi, con costruzioni a filo, con strade strette, e quindi realizzare ciclabili è veramente difficoltoso. Per questo forse creare questo tipo di ciclabilità che unisce i parchi e quindi passa all'interno di spazi ampi, dove non abbiamo a fianco a correre una strada, ma corre semplicemente la pista ciclabile, può essere assolutamente fondamentale. Milano sta sposando questo tentativo di creare una ciclabilità che a volte è ben studiata e riuscita, nel senso che va a creare delle corsie riservate per i ciclisti, negli altri casi è un po' tirata e vediamo insomma succedere un po' episodi appunto di malsofferenza delle corsie riservate ai ciclisti. Quindi bisogna fare anche un'opera convincimento dell'automobilista, di chi utilizza l'auto, di quanto sia necessaria anche la mobilità dolce all'interno di una città. Quindi bisogna cambiare un po' veramente la mentalità. Se pensiamo alle grosse capitali europee del nord, capiamo bene che la ciclabilità è il primo mezzo di trasporto e l'auto è relegata un po' a un ruolo secondario. Noi dobbiamo veramente cambiare il modo di pensare della gente. Non è facile, ci vorrà tanto, però è facendo proprio queste opere importanti che mettono in connessione diversi punti di interesse, diverse città, diversi parchi, che si può dare veramente una spinta verso una idea di ciclabilità diversa da quella che abbiamo adesso. Benissimo, e quindi lei si augura che a fine della realizzazione di questa infrastruttura si utilizzi un metodo di trasporto appunto più dolce. Si aspetta infine che le persone effettivamente utilizzeranno questo metodo di trasporto? Ce lo auguriamo, la speranza è un po' diversa, augurarcelo è fare anche, come dicevo, una politica che spinga ad usarla. È certo che utilizzarla in giorni di pioggia, la bicicletta, è sicuramente più difficile, ma in un anno in cui comunque il meteo va a migliorare decisamente, abbiamo temperature, visto il problema climatico, più miti, secondo me si può veramente spingere ad un utilizzo della bicicletta più intenso, più privilegiato.
E quindi secondo me fare e costruire queste ciclovie, che sono degli assi importanti, può portare veramente alcune utenze, magari già più sensibili all'utilizzo del mezzo a due ruote, ad utilizzarle, perché un conto è girare su strade normali, un conto è girare appunto su percorsi dedicati solo alle biciclette. Benissimo, con questo allora la ringrazio di aver partecipato al nostro collegamento e l'opportunità di spiegare questo importante progetto. Okay. E le auguro quindi buon lavoro. Grazie, buona giornata.